Vince Aggresso, figli della me. Fast Reaction, Boss, Young Rame e Jamil. Ce l'hanno consigliato in tanti ragazzi, noi non abbiamo mai trattato Ramino. Boss. Ramino. Il pezzo è figo, io l'ho già ascoltato. Hai già ascoltato? Sono fanboy. Però andiamo a vederlo questa canzone col video. Ascoltiamocela subito e io avrei pensavi preferito... Pensavi che non la facevamo. Like, commenta e condividi se pensavi che non la facessimo. Non sono molto pro ultimamente i video, mi piace di più concentrarmi su quello che fanno. E allora chiudi gli occhi e non scassare il cazzo. È quello che farò. Vai. Non li chiudo, non li chiudo. Senso ogni giorno nuovo sui CD, baby spagna stanchi a me, amico non mi sposto, vieni tu qui zitta di già mille, c'è bello ma tu non in centro con il mio mobile, ti faccio guarda mamma i, ascoltami tu fare la bitch, conosco i miei polli e non siete sordi, siete solo voi in shorty, non è la prima volta, mi sono tutti i miei fotti, conosco questa giungla, guarda. Questa roba di no, è tutto roba in più, eh. No, è bello. Musicalmente mi piace. No, è bello il mumbling. Poi ti levo il piatto di dolcini. Dentro la felpa la strada mi aspetta, mi stava chiamando. Abbraccio un fratello dentro San Vittore, a Zingo con Baida. Questo fratello è mondana, ma sono la mamma puttana. Penso dentro l'enghe, vestito di seta, Gianni Versace. Fate impazzate, io non so come fate. A Milano come a Palermo. Figo, figo, figo. Ma che gli passano già i proiettili, figo. Se questo è quando non sai sparare, vedi. Molto americano. Infatti mi piace molto l'aria. Ricorda tanto anche FSK al ritornello, il modo di cantare di Taxi sul ritornello di Chiello, quando no? Non gridano, quando hanno il tutto quel flow molto americano, mi piace tanto. Infatti musicalmente è un buon prodotto. Ah, scrivi, guarda che sanno sparare. Il nome è Jamil, cammino non mi fa. Ha visto che ha abbassato e si è adattata alla produzione. Il fratello è un orso, un po' di palco, un po' di addominale, passano più tempo con i loro cari che c'hanno il faro in mano, piombini accutremano le gambe, i coltellini. Si sta palestrando, con la faccia rimane, la faccia rimane, noi facciamo porti, togliamo anche il rame. Ok, Ramino. Ok, sto pensando ai soldi, ok. Io voglio la felpa dell'Albania, potrei mandarmela. Durang dal 2002, raga. Come la vedi? Come la vedi? Come ti sembra? Ti piace? Musicalmente mi fa impazzire. Musicalmente questo è un prodotto di cui è un prodotto in cui mi metterei su Spotify quando lavoro. È bello, ovviamente il testo è in tematica solita, che ormai ci hanno cacato la minchia in sono 4 anni che ci cacano la minchia con questi testi, ma va bene così. Se questa è la wave giusta per andare a prendere un determinato pubblico e portare qualitativamente una musicalità del genere che in Italia si trova in poche Yangram. Yangram l'ho ascoltato poco, ma sto giro ha veramente spaccato, eh. Sì, non lo conoscevo, come non avevo sentito qualcosa di Boss, ma niente così, di tanto. Mi piace tanto musicalmente in Boss, secondo me, con sta roba della linea melodica è interessantissimo. Figo, sì. È interessantissimo. Poi tu dici sono del ghetto, va bene, per carità di Dio. È la parte che a me non è se può fare scivolo, potrà fare anche lui, esatto, non è la mia tazza di tè. Io preferisco altro per quanto riguarda tematiche però se musicalmente mi suona, come mi può suonare una, come dicevo prima, no? Un sì, FSK che magari ai testi mi fanno cacare altamente, però c'è musicalmente una roba che io prendo, mi ascolto. Sì. E va bene, è un prodotto interessante e musicalmente non è neanche così scontato come tanti dei loro colleghi molto più affermati. Esatto, infatti io sono contento che sono andati in tendenza, perché alla fine hanno portato qualcosa di più, appunto, di qualità. Sì, diciamo che io prendo come per il video di come si chiama il ragazzetto, come per il video di Baby Gang, come per il video di Baby Gang prendo molto le distanze delle armi. E perché non sai sparare, prendi le distanze, cioè. No, perché semplicemente non ho ancora capito perché target si stia riferendo a questo tipo di musica. Se è un target per far scalpore, e allora io sono super d'accordo. Se eroina, se... armi, cocaina, eroina. Dentro le... No, sì, non sì, sto sì. dicendo loro, sto dicendo no, in generale, no, qualsiasi cosa. L'idea di come Ketama. Se è una roba invece, che viene recepita male dai piccoli, esatto, dai troppo giovani. Se poi il recepito è un'evangelizzazione della violenza, allora no. E comunque, signori rapper, non Boss, Jamil, tutti i rapper, non potete mai fare più scandalo di Madonna. Anche perché non avete le tette. Ciao.